Eccoci e ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di eventi, una ragazza per il cinema. Proseguono le selezioni in Sicilia del concorso di bellezza e talento. Una ragazza per il cinema che ha fatto tappa anche a Messina, dove si è svolta una finale regionale. Ma per tutti i dettagli sentiamo Lucio Di Mauro. Continuano con successo le selezioni in Sicilia del concorso nazionale di bellezza e talento Una ragazza per il cinema. Per quanto riguarda la provincia di Messina, si è svolta in Piazza Duomo, al Salotto Fellini, sempre a Messina, una finale regionale del concorso. L'evento a Messina, dedicato alla bellezza, alla moda e allo spettacolo, ma soprattutto al cinema, è stato organizzato da Giovanni Grasso e Agenzia Caramella, con la perfetta regia di Antonio Grasso. A condurre la serata, con la consueta verve, Natale Munao e Federica Gulino. Sono contento per quanto riguarda questa serata perché è una serata dedicata intanto a mia moglie Silvana, perché è giusto che sia così. E naturalmente contentissimo anche per queste belle ragazze che siamo riusciti a portare alla finale nazionale di Una ragazza per il cinema e fare in modo che anche quest'anno Messina sia una delle realtà competitive per questo concorso veramente che non è secondo a nessuno. Il messaggio che voglio dare a loro intanto è essere se stesse e naturalmente fare in modo, diciamo, di portare avanti tutto quello che è il proprio essere dal punto di vista umano. E le ragazze devono capire che nel momento in cui hanno questo tipo di opportunità la devono utilizzare. Questa è un'opportunità da utilizzare nel migliore dei modi per fare in modo che loro possano accrescere, diciamo, il loro bagaglio di esperienze dal punto di vista naturale e dal punto di vista umano. Noi chiaramente ogni anno cerchiamo di metterci sempre del nostro e fare sempre di più guardando quello che abbiamo fatto negli anni precedenti e quindi partiamo spediti per una finale sicuramente di successo come abbiamo sempre fatto. Poi sarà la stampa a dire se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, ma sicuramente, dato l'esperienza proprio alla 36ª edizione, non faremo mancare nulla, dallo spettacolo, allo show, alle madrini o padrino, insomma, tanta roba. Special guest il cantante di Amici dell'edizione 2022, Andrea Mandelli. Tra gli ospiti anche il bravissimo sassofonista argentino Jaco Sax e la violinista Luisa Grasso. Tutte le coreografie delle sfilate sono state curate da Giada Minissale, danzatrice professionista e insegnante di danza, che ha danzato con le concorrenti e ha sfilato con uno splendido abito di Giovanna Giusto. Un momento molto bello, soprattutto importante, un momento in cui i partecipanti, anche le ragazze, hanno la possibilità di poter farsi notare, insomma, ma soprattutto di poter crescere in un ambito artistico in un contest così importante come Una ragazza per il cinema. Da un grande evento all'altro, a Milo, al via la 44ª edizione di Vini Milo. Sentiamo ancora Lucio Di Mauro. A Milo dal 26 agosto fino all'8 settembre è tempo di Vini Milo. La storica manifestazione è giunta quest'anno alla 44ª edizione con la formula ibrida per wine expert e wine lover. La manifestazione siciliana è dedicata ai vini del vulcano che riunisce per 15 giorni esperti da tutta Italia per individuare strategie e progetti di sviluppo. Vini Milo, diciamo, che è una vetrina importante per il territorio e per le aziende vinicole che oramai da diversi anni hanno investito su Milo. E quindi questa caratterizzazione del territorio con l'Etna Bianco Superiore chiaramente ci ha dato questa spinta in più per poter avere appunto queste opportunità, dare queste opportunità, diciamo, al territorio. Ci sono molte aziende, come abbiamo visto oggi durante la presentazione, che producono Etna Bianco Superiore, e questo praticamente fa sì che il nome di Milo diventi sempre più attuale, no? Nel mondo enologico. Sono delle belle iniziative che Vini Milo ancora ci abitua a partecipare e a vivere nel migliore dei modi. La vostra forse, dal nostro punto di vista, si distingue. Come?
Si distingue forse perché è una prima volta in cui due territori particolari si mettono in confronto, e forse anche perché l'idea ci è venuta da un grandissimo scrittore del vino che è Mario Soldati, che proprio nel suo libro Vino al Vino ha parlato di questa equivalenza di territori, di paesaggi, di geografie paradossalmente distanti ma accomunate appunto da questa equivalenza. Ed è questo che ci ha permesso di concepire questo progetto, chiamato appunto Sulle tracce di Mario Soldati, dalle Alpi al vulcano, per raccontare due territori, 14 vini, 7 prodotti nel canavese e 7 prodotti invece nell'entourage della zona di Milo. Avrò la collaborazione di due persone proprio locali: uno è un giornalista che ha cultore, un istrione del mondo del vino, che è Daniele Lucca, e il vicepresidente di questa associazione dei giovani vignaioli del canavese, Gualtiero Onore. Racconteremo proprio passo passo l'idea di innovazione nella tradizione di questi giovani produttori, che hanno imposto come età massimo nella loro associazione di avere il massimo di 39 anni. Quindi sono 23 produttori su 52 ettari per un totale di 82.000 bottiglie prodotte. E invece per i locali abbiamo deciso di fare un percorso anche di piccoli produttori virtuosi della zona etnea, e quindi ci avvaleremo anche del supporto enogastronomico di Katia Sicari, che preparerà un piatto, e vedremo questa disomogeneità, perché il vino comunque è differenza territoriale, geografica, di culture, di società, ma anche appunto di vitigni, che paradossalmente possono essere diversi ma probabilmente hanno delle assonanze che andremo a scoprire proprio l'8 settembre alle 19 qui alla Vinimilo, presso il centro servizi. Parliamo di un altro evento che riguarda la pizza, Pizza Beat Competition. In finale c'è anche un siciliano. Ci sarà anche un po' di Sicilia alla finale di Pizza Beat Competition, il concorso più importante in Italia per il settore della pizzeria, organizzato da Molino Dalla Giovanna. L'appuntamento è sabato 7 settembre nella sede dell'azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove in occasione della festa dei granai i 9 finalisti di Pizza Beat Competition si sfideranno a colpi di pizze d'autore per decretare il nuovo ambassador dell'azienda Molitoria, leader in Italia per il comparto delle farine. La manifestazione, quest'anno alla terza edizione, è la gara che Molino Dalla Giovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti. In palio il titolo di Dalla Giovanna Pizza Ambassador 2025, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. 9 finalisti in gara, con un confronto serrato sulla più tradizionale delle pizze, la margherita. A valutare i concorrenti sarà una giuria composta da esperti del settore, blogger e giornalisti. La Sicilia schiererà Ivan Correnti, titolare della pizzeria Il Principà di Enna. Classe 93, Correnti inizia ad appassionarsi alla pizza nel 2008 all'età di 15 anni, motivo per cui fare l'alberghiero era sembrata la scelta migliore. Figlio di ristoratori, inizia a muovere i primi passi in cucina nella pizzeria del fratello. Ora ne ha una di sua proprietà, dove propone una pizza contemporanea. La sua specialità è realizzata con ragù bianco di maialino nero, crema d'induia, mozzarella di bufala, cacio silano e cipolla croccante. La pizza più richiesta è la Aldo, con mozzarella fior di latte, speck, patata al forno e scamorza affumicata. La pizza, sottolinea Correnti, è una carta d'identità, può raccontare tanto su chi la crea, può far vedere il proprio stato d'animo, può aiutare a raccontare la storia di una persona, di un territorio o persino delle esperienze. Con la pizza possiamo raccontare tanto, conclude Correnti. Ci spostiamo virtualmente a Taormina, nella splendida Isola Bella. C'è un problema da risolvere. Mauro Romano ne ha parlato con l'esperto sub Nino Luca, il quale chiede di istituire con urgenza un'area marina protetta. Sentiamolo.
Nino Luca, esperto sub e conoscitore della Baia di Isola Bella. Ecco, al Trambesi cosa sta accadendo? Allora, al Trambesi sta accadendo che purtroppo l'ancoraggio indiscriminato di imbarcazioni di qualsiasi genere, tipo quelle che si stanno vedendo adesso, no? Sullo sfondo, con le loro ancore, una volta che poi li debbano salpare a bordo, si incastrano chiaramente giù nelle rocce e che poi quando vengono salpate non fanno altro che frantumare queste rocce, proprio spaccarle, devastando completamente il fondale. E dove c'è Posidonia se la trascinano pure sopra, la staccano, la sradicano completamente, non gli danno più nessuna possibilità di crescita a questa Posidonia. E i datteri di mare cosa fanno? I datteri di mare purtroppo vengono anche essi, diciamo, tirati fuori dalle rocce, grosse rocce che vengono ribaltate da ancore di un certo livello, grosse ancore che per essere salpate hanno bisogno dei venicelli veramente potenti, forti, per cui sono imbarcazioni anche di notevole importanza, molto pesanti, ancoraggi molto pesanti che frantumano le rocce tanto da tirar fuori completamente i datteri di mare, questo parassita che vive dentro le rocce. E chiaramente questo non è una cosa bella. Si crea dunque erosione. Si crea anche, certo, erosione, perché poi quando ci sono le mareggiate, non avendo più queste rocce in acqua che proteggono la costa dalle mareggiate, le mareggiate si inoltrano ancora di più verso la costa, frantumando nelle pareti, spaccando tutto quello che trovano. Qual è la soluzione che lei prospetta? Allora, la mia soluzione, come quella di tanti altri cittadini e associazioni ambientalistiche, è quella di cercare, creare al prima, il più presto possibile, un'area marina protetta, donde evitare questi grossi danni che vengono perpetrati giornalmente in questa baia di Taormina, dell'Isola Bella. L'emergenza siccità, la Consulta degli ingegneri siciliani lancia un appello. Gli ingegneri chiedono di avviare le opere previste nel piano in Sicilia. Pesano sulla Sicilia gli effetti della siccità. Oggi è allarme rosso per la carenza di acqua nelle dighe e per le perdite nei sistemi di adduzione e distribuzione. A ricordarlo la Consulta regionale degli ordini degli ingegneri, che lancia un appello sugli aspetti tecnici e sui tempi del programma di interventi, sollecitando l'attenzione del governo regionale e nazionale sui mancati investimenti per le dighe e per la distribuzione idropotabile nell'isola. È sufficiente leggere il piano regionale per la lotta alla siccità redatto dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, spiega Fabio Corvo, presidente della Consulta che riunisce gli ordini professionali degli ingegneri dell'isola, per comprendere che la siccità ha semplicemente fatto emergere tutte le lacune ormai patologiche del sistema idrico siciliano. Sono 46 gli invasi realizzati e da completare che consentirebbero la raccolta e il riuso delle acque piovane. Certamente, se oggi la Sicilia potesse contare su tutte le dighe già costruite, incomplete e non collaudate, non parleremmo di crisi idrica. Negli invasi siciliani, su una capienza totale di 1,1 milioni di metri cubi di acqua, se ne possono invasare circa 700, poco più della metà delle riserve disponibili. Occorre fare chiarezza sulla concreta possibilità di collaudare una questione trascinata ormai da decenni. È assolutamente necessario collegare gli invasi esistenti per evitare che l'acqua venga dispersa a valle una volta raggiunta la capacità massima di invaso. Se non si interviene sull'efficiente funzionamento a causa delle perdite, si continuerà a sprecare una consistente percentuale della risorsa idrica comunque pagata dai cittadini. Alla luce della grave emergenza idrica attuale del piano idrico della regione siciliana, già approvato dal Ministero delle Infrastrutture e inglobato nel Piano Nazionale per la Sicurezza del Settore Idrico, la Consulta degli Ordini degli Ingegneri ritiene urgente l'avvio di tutte le opere già previste da realizzare in ottica di prevenzione della siccità e programmazione dell'approvvigionamento idrico primario, azzeramento delle dispersioni di acqua nella fase di adduzione e distribuzione. Fermiamo qui, ma ovviamente ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.